Compass. Nonostante l'assonanza, non stiamo parlando di uno strumento da disegno. In inglese, infatti, significa bussola. Nel nostro mondo, significa fuoristrada. Amici di Motore Online, qui è Lorenzo Bellini dal Portogallo, al volante della nuova Jeep Compass. La Jeep Compass è stata introdotta per la prima volta nel 2006 ed era stata concepita come una Jeep diversa dalla produzione classica del marchio americano. Ora però tutto è cambiato, la Compass è un vero e proprio fuoristrada con delle dotazioni davvero interessanti e soprattutto un prezzo davvero interessante. Si pone in mezzo alla Renegade e al Cherokee e si presenta con un look leggermente più filante rispetto al precedente modello, aggiornato nel 2014. Linee e profilo sono stati concepiti per rendere la vettura più aggressiva, ma senza tradire lo spirito. Ne è prova la classica griglia a 7 feritoie, completata dai nuovi gruppi ottici e dai tradizionali passaruota trapezoidali. All'interno troviamo un abitacolo ben rifinito e curato, le sedute sono comode e piacevoli alla vista, al centro fa bella mostra di sé il sistema di infotainment, disponibile in dimensioni da 5, 7 e 8,4 pollici a seconda dell'allestimento. A parte il modello base, il software è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Pollice alzato per lo spazio destinato ai passeggeri, davvero ampio, e se ve lo dico io, c'è da crederci. Il bagagliaio parte da 368 litri e arriva ad un massimo di 1251 litri con i sedili abbassati. La nuova Compass ha una dotazione di motori interessante, che comprende un 1.4 benzina, un 1.6 diesel e un 2.000 sempre a gasolio, con potenze comprese tra i 120 e i 170 cavalli. Si può scegliere tra il cambio manuale a 6 marce e il conosciuto automatico a 9 rapporti. La guida è piacevole e comoda, la trazione, specie sul potente modello Trailhawk, promette di aiutare ad affrontare anche il fuoristrada più impegnativo. Un grande aiuto in questo senso lo fanno gli ampi angoli d'attacco e lo scollinamento da 21,6 cm. Ovviamente non ha l'aggressività e la capacità di un gran Cherokee, ma ha il vantaggio di potersi adattare ad un gran numero di ambienti, città compresa. La nuova Compass è una macchina che va a completare l'offerta nel segmento SUV di Jeep, si inserisce fra il Cherokee e il Renegade, nella parte alta e nella parte bassa, e va a competere proprio nel core del segmento, quello che noi chiamiamo i segmenti compact SUV, che è un segmento non soltanto quello più importante a livello di peso nei segmenti SUV, ma anche quello con la crescita più importante negli ultimi anni. Quindi, per noi un oggetto sumamente importante a livello strategico, ma anche per i nostri clienti una macchina che sicuramente darà delle grosse soddisfazioni, sia dal design che è inconfondibilmente Jeep, ispirato all'ammiraglio del Gran Cherokee, ma anche per le caratteristiche di tecnologie, di contenuti di sicurezza e, come no, come tutte le Jeep, per le caratteristiche fuoristradistiche con dei sistemi al top della categoria. Dunque, Compass rappresenta per il brand Jeep in Italia un appuntamento importante, direi fondamentale. Perché? Perché ci permette di diventare fulliner, un brand che può offrire ai clienti modelli che vanno dal segmento B, sempre ovviamente mondo SUV con il Renegade, fino al Gran Cherokee, passando a questo punto attraverso Cherokee, Wrangler e finalmente Compass. Compass entra nel mercato italiano con una gamma che parte dai 25.000 euro fino ai 39.000 euro in base alle versioni, allestimenti e motorizzazioni. Il cuore del prodotto e quindi anche del segmento è all'incirca tra i 30 e i 32.000 euro e lì noi siamo molto più competitivi di tanti concorrenti, perché a quel punto offriamo una vettura completa praticamente di tutto con soluzioni finanziarie molto accessibili. Il lancio in Italia è previsto entro la prima metà di luglio, stiamo cominciando a far girare i primi esemplari presso i nostri concessionari e dobbiamo dire che i primi riscontri sono sicuramente positivi. In attesa di poterla davvero mettere alla prova su un percorso off-road in un long test drive, voi non vi dimenticate di mettere il like a questo video e di iscrivervi a tutti i canali social di Motore Online. Alla prossima prova!